Questa potrebbe essere invece una variante nella posizione sempre di plank, mantenendo i soliti accorgimenti, sempre sulla tensione giusta a livello dell'ombelico, sempre l'attivazione dei glutei e provando a lavorare su questa bracciata virtuale, quindi guardando in basso e ritornando, simulando anche una parte di rollio. Stessa cosa per la parte sinistra. Ci riposizioniamo, ripartiamo e simuliamo il rollio. Un errore che ho fatto in questo frangente è stato quello di girare la testa mentre va tenuta bassa e si cerca di enfatizzare il modello di bracciata.